Pronto? Eccoci! Sì, posso andare, eh? Io Giulia! La mia voce è un pochino però. Sorelle e fratelli del blues e il vostro reverendo che vi saluta. Stavolta mi sono preso una bella legnata, come un fulmine a ciel sereno, cosa inaspettata, tant'è che è da una bella settimana che sono ricoverato al policlinico di Pavia per fare un po' di manutenzione alla mia salute un po' malandata. Purtroppo io non faccio parte della categoria di quelli che vinceremo, lotta eroica, io me la sto facendo sotto e non mi vergogno a dirlo. Dicono che però a mio vantaggio, a quanto pare, posso giocare l'età che non è ancora decrepita, che non sono un fumatore, che fino a febbraio scorso gli esami di routine che facevo erano perfetti, per cui si vedrà. Ho iniziato adesso le prime cure, oggi ho appena finito da mezz'ora la seconda seduta di dialisi e integrata da una terapia cortisonica e con un po' di chemioterapia, e però con tutto ciò mi girano le balle perché a Ventola, perché avrei in programma ancora tante belle cose per la parrocchia, che comunque conto proprio di riuscire a portare a termine, soprattutto con l'aiuto di quello che ormai è diventato il camerlengo a tutti gli effetti della parrocchia, ovvero Gabriele e Zaccaria, e con l'aiuto di Luciano che tanto hanno fatto fino ad ora e che ringrazio sentitamente fin da ora. Tra il pubblico mi sembra di intravedere la testa pelata lucida di Adriano Siderna, che io considero il più bravo fotografo di eventi musicali, al quale io sono perennemente in debito e perché gli sgraffigno costantemente fotografie per promuovere gli eventi della parrocchia, per le locandine, per la promozione sui social. Adri, vedi dove sono riuscito a trascinarti questa sera. Stasera avrai da sbizzarrirti. Detto questo, ringrazio anche che sono strettamente connessi con lui, i due grafici, Massimo Luvie, che per me è più che un amico e un fratello, e il figlio Jack, che ha davanti a sé una fulgida carriera da professionista della grafica e non solo. E ci aggiungo il carico pesante anche ringraziamento alle vie perpetue, che questa volta le metto in modalità badanti, visto che la situazione è cambiata, e andiamo avanti così. So di perdermi una gran bella serata di musica, perché già di per sé il trio base è una garanzia, con Paolino Ercoli, re del dobro, Rino Garzia, il bassista con più cappelli che capelli in testa, e Gino Carravieri, non solo ottimo batterista ma anche il più simpatico che ci sia, e se vogliamo poi ci mettiamo anche un carico da 40, Jimmy Ragazzon come ospite, che è anche lui fratello di musica, che stasera si è prestato ad essere ospite. Come direbbe colore del caffè, what else? Più di così che cosa possiamo volere? E approfitto della situazione, io sono sempre anche quello un po' il pitocco della situazione, per aggiornare che non siamo, durante il lockdown non siamo stati con le mani in mano, abbiamo fatto parecchie cose benefiche, avete, perché è il pubblico della parrocchia che ha dato un contributo straordinario, abbiamo raccolto fondi tanto da poter aiutare quattro musicisti, e questo, quello di stasera, è il primo dei cosiddetti concerti sospesi, e ce ne saranno altri a seguire, sempre che concorderemo poi le date con il Park Hotel. Non solo, abbiamo tutte le dirette che Facebook abbiamo fatto hanno ricevuto un contributo in denaro, abbiamo dato un discreto sostegno anche alla protezione civile locale, che ho potuto constatare di persona il valore che ha,
nel momento più difficile, quando non si trovavano guanti e gel sanificanti, e abbiamo dato un supporto di materiale. Ci siamo iscritti all'Italian Blues Union, che è l'unica associazione della nostra categoria che dialoga col Ministero, sperando che si riesca a cavare qualcosa da queste relazioni. Abbiamo aiutato, abbiamo dato un contributo anche a un'associazione simile alla nostra, l'Isola Ritrovata di Alessandria, che a rischio chiusura. Insomma, di cose ne abbiamo fatte, tutto merito, estremamente merito di tutti i parrocchiani che hanno aderito alle nostre cose con grande fiducia. Tanti ne sono entrati, tanti ne sono usciti. Rimane ancora così un'ultima segnalazione: anche quando non si fa attività sul palco, la parrocchia ha dei costi, nel senso che abbiamo una commercialista, abbiamo un'assicurazione che ci copre i rischi sia al chiuso che all'aperto, e paghiamo dei noleggi per impianti audio con possibilità di riscatto. Per cui io dico così, ma non è dovuto niente, anche un minimo contributo simbolico sapete che viene comunque utilizzato per fini che noi non facciamo business, facciamo tutto quello che si può fare per diffondere la musica e cultura che a noi piace. Bon, detto questo del pippone lo finiamo con i complimenti sicuramente al buffet del Park Hotel e ai vini raffinati di Monteglio della mia amica Giovanna Brazzola. Buon divertimento dal vostro reverendo.